Ciao amici, oggi inizio con un saluto speciale per Martina che mi ha scritto nei commenti chiedendomi di salutarla. Ma naturalmente, ciao Martina, come stai? Continua a scrivermi. Poi voglio fare complimenti alle amiche e agli amici che condividono nei commenti le loro esperienze e i successi nel volersi bene in modo naturale. Grazie di cuore, siete un sostegno per me e un esempio per tanti altri. Continuate così. Allora, come state? Qui è piovuto negli ultimi giorni, giusto per avere un po' di tregua dal caldo. Sì, ma qui siamo già da capo a sudare. Ti capisco. Allora, questa settimana ho qualcosa di fresco e goloso per voi. Un bel gelato? Non esattamente, ma se vi piace il gelato, vi consiglio di guardare questo video dove la mia amica e socia Serena Babbo, che è anche una chef vegana e crudista, spiega come fare il gelato più buono e più sano che ci sia. Ma non si può vivere di solo gelato? No, anche se esiste pure la dieta del gelato, Anzi, a proposito di gelato, mercoledì nel vlog parliamo di dieta estiva e peccatucci di gola. È possibile dimagrire mangiando anche cibi proibiti? Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì! Beh, lo vedrete, sarà una sorpresa golosa. Oggi voglio condividere una notizia che mi ha fatto molto piacere per due motivi. Uno studio condotto dal Committee for Responsive Medicine di Washington DC insieme all'Institute for Clinical and Experimental Medicine di Praga ha dimostrato come un'alimentazione vegetariana sia più efficace delle comuni diete ipocaloriche per ridurre il tessuto adiposo. Per tutti e ApoB2 che di solito fanno fatica a dimagrire. I risultati di questo studio sono stati pubblicati il 10 giugno 2017, praticamente in questi giorni, sul Journal of the American College of Nutrition. La notizia è positiva soprattutto perché 1. Sempre più studi stanno dimostrando quello che la naturopatia sostiene da sempre e 2. Che mangiare vegetariano aiuta a dimagrire le cosce. Cosa c'entrano le cosce adesso? C'entrano perché l'esperimento si è concentrato proprio sul dimagrimento delle cosce. Per misurare l'efficacia dei due diversi approcci hanno misurato le cosce. Quindi amici, seguite i consigli che pubblico sul canale per mangiare in modo veramente sano e veramente gustoso. Perché chi l'ha detto che salute e buona tavola non vanno d'accordo, Se volete approfondire, vi lascio in descrizione il link al mio libro Manuale moderno di alimentazione naturopatica, pubblicato da Red Edizioni, dove spiego la visione dell'alimentazione secondo la naturopatia, anche con un ricco ricettario tutto veg e sfiziosissimo. E torniamo ai video della settimana. Venerdì voglio dedicare un video agli amici maschietti che seguono il canale, per voi, per aiutarvi con la prova costume. Vedremo insieme i trend estivi dei costumi da uomo e come scegliere il giusto taglio per valorizzare il vostro fisico. Ecco, non così. E siccome la settimana scorsa vi ho spiegato come fare la mia insalatona bruciagrassi per la prova costume, sabato vi farò vedere una nuova ricetta, una vinaigrette sfiziosa e leggera che potete usare per condire tutte le vostre insalate estive e non. E se volete nutrirvi in modo fresco, leggero e sempre nutriente, nel video di domenica vi svelerò una nuova ricetta di frullatone, anche dimagrante e perfetto per avere o mantenere un fisico da spiaggia. Bene, se vi piacciono tutte queste idee, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per seguire tutte le novità in anteprima, iscrivetevi al canale. È facile, basta un click
così e attivate la campanella delle notifiche. Adesso condividete questo video, spargete la voce, così sempre più persone quest'estate staranno bene e si sentiranno in forma. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Lo faletto.